Corporadio al presidente di Indecast, di nuovo con noi Ilario Gavioli, bentornato presidente. Grazie, buona giornata a tutti. Invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 338 17 19 105, se ci volete telefonare lo 0376 63 17 09, la mail è diretta @temporadio.it e poi vi invitiamo a usare anche la pagina Facebook de Il Gazzettino Nuovo e Temporadio. Allora, iniziamo subito, Presidente, perché ha anticipato, venendo, che ci sono delle novità per quanto riguarda i rifiuti. Sì, siamo a fine anno e quindi abbiamo qualche dato, per fortuna positivo, sul tema della raccolta rifiuti del servizio di igiene urbana. Quindi un primo elemento positivo è che l'anno scorso già avevamo aumentato la percentuale di raccolta differenziata passando dal 71% al 74%, quest'anno le proiezioni verso fine anno sono verso il 76%, quindi ci aspettiamo un ulteriore miglioramento. Questo percentuale del 76% sarebbe superiore a quella che si era avuta nel 2011, il primo anno di Porta a Porta. Castiglione delle Stiviere era passato dal 55% di raccolta differenziata del 2010 al 75% del 2011, quindi quest'anno dovremmo arrivare al 76%, comunque dovremmo riattestarci come minimo, mi aspetto, spero, alle percentuali buone, molto buone per un paese grande come Castiglione delle Stiviere del 2011. Quindi questo è un primo elemento positivo. Perché ci sia stata questa cosa? Difficile dirlo. Sicuramente la Polizia Municipale nel corso del 2016 ha effettuato controlli insieme anche con personale dell'Indecast e ha effettuato delle sanzioni. Questo è un dato di fatto, che dopo sia stato un elemento, un deterrente, questo è difficile dirlo. Comunque di sicuro è stato fatto più lavoro su questo fronte. Come sappiamo ci sono alcuni quartieri di Castiglione che mantengono una percentuale molto bassa di raccolta differenziata, però devo dire anche che c'è un elemento critico su cui dovremo migliorare anche sul fronte delle aziende. Ci sono aziende virtuose, ma altre insomma invece molto meno, che non effettuano differenziate. Quindi insomma questi sono i due elementi su cui migliorare. Allora, Presidente, le possiamo chiedere di mettere la cuffia? Esatto, perché abbiamo un ascoltatore o ascoltatrice in linea, vediamo chi abbiamo. Pronto? Sì, buongiorno Presidente, le volevo metterle al corrente che in via di Nantes e via Mazzini, partendo da via di Nantes dove c'è la fermata dell'autobus, è l'ultimo cestino arrivando fino alla coppa. Dunque, la via di Nantes la devono pulire quelli che abitano, il farmacista tutte le mattine fa pulire, Barzetti fa pulire, la EO fa pulire tutti, perché ci sono tutti gli extracomunitari e anche qualcun altro che buttano bottiglie di vetro, di plastica, tappa e tutto. Le faccio presente, c'è solo un contenitore lì vicino alla banca agricola, alla BNL, l'altro dove c'è la fermata dell'autobus e basta. Via Dunante se la devono pulire tutti, via Dunante, via Mazzini, perché non c'è nient'altro. Se lei vuol passare, vuol dare un'occhiata, vedrà che non c'è neanche un cestino. La ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Allora rispondiamo. Sì, lo riprendo subito. Sì, questo ho ricevuto altre segnalazioni su questo tema, quindi questo è sicuramente una cosa su cui dovremmo fare mente locale e intervenire, cioè sostanzialmente aumentare i cestini in paese. Sì, sono d'accordo. Benissimo, grazie Presidente. Torniamo pure al tema precedente. Sì, quindi ci sono stati dei miglioramenti, volevo solo aggiungere che, ecco, diciamo che è un buon risultato e direi che più di tanto non si può più fare con questa organizzazione, perché andremo poi a gravare ulteriormente sui cittadini per una percentuale di raccolta differenziata che io ritengo buona. Si può fare un ulteriore salto con quella che viene chiamata tariffa puntuale, cioè invece che pagare forfettariamente per l'indifferenziato, per il sacco del nero, sostanzialmente far pagare al cittadino ogni singolo sacco che viene fatto. Questo è una cosa che viene fatta per esempio da Mantova Ambiente, per esempio a Solferino c'è
una raccolta di questo tipo. Questo vuol dire che per il secco si passa ogni 5 settimane. Io personalmente non ritengo in questa fase di spingere in questa direzione neanche l'amministrazione comunale, però ci tenevo a dirlo perché se qualcuno vede percentuali di alcuni comuni oltre l'80%, Solferino per esempio, che conosco, è intorno all'82 se non sbaglio, ecco, quelli sono tutti i paesi in cui viene effettuata la raccolta del secco puntuale. Benissimo, benissimo. Fermiamoci un attimo, Presidente. Con Ilario Gavioli, Presidente di Indecast, ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo. Della differenziata, prima di andare a parlare adesso di altro ancora, ascoltiamo un'ascoltatrice, sentiamo quello che ha da dire un'ascoltatrice che ci ha chiamato. Pronto? Pronto. Buongiorno, pronto, signora. Buongiorno. Buongiorno. Io ho sentito il signore di prima che abitava in via Dunant, abito anch'io in via Dunant. Vorrei presente che chi viene a raccogliere i rifiuti al mattino lascia metà dei rifiuti dentro sempre nei contenitori, oppure li butta per terra, tanto è vero che noi dobbiamo raccoglierli perché c'è sporco per terra. No, ho reso l'idea? Sì, ha reso l'idea. Sarebbe grave che fosse così, devo verificare, certo. No, dobbiamo fare in modo che non sia così. È così. E tante volte lasciano dentro... Ma i rifiuti cosa intende? Quelli l'umido? O la carta? L'umido, la carta, la carta e quello del blu, quello del, come posso dire, del vetro. Ovviamente buttano per terra anche il coso dei vetri, buttano così, cioè non so come facciano, ma lo fanno in malo modo, molto probabilmente buttano così come se fosse... e magari cade per terra dei vetri, delle bottiglie e lasciano per terra le bottiglie. Va bene, grazie della segnalazione. Grazie signora, buongiorno. Adesso le facciamo rispondere. Allora, dica pure, Presidente. Controllerà. Ovviamente devo controllare, certo, non deve essere così. Ovviamente. Allora, andiamo avanti a questo punto perché vogliamo parlare anche del piano finanziario di Indecast, quindi per i cittadini delle tariffe, tanto per intenderci. Sì. Dunque, prima del piano finanziario non ho fatto in tempo prima a dire una cosa relativamente alla raccolta differenziata, che è aumentata molto anche la percentuale di verde, e su questo devo fare una comunicazione ai residenti a Solferino e Medole. Forse non è chiaro a tutti i residenti che possono portare tutto il verde per il loro giardino privato che serve a Castiglione, però alla piazzola di raccolta, non alle casse del verde che sono dislocate lungo il territorio di Castiglione, in particolare quella di Girola, in particolare vediamo quelle vicino ai confini con i paesi limitrofi sono particolarmente piene. Ecco, ricordatevi che c'è una convenzione che permette di portare il verde a Castiglione, ma solo nella piazzola di raccolta. Piano finanziario. Sì, allora... Per una serie di esigenze abbiamo anticipato ulteriormente la redazione del piano finanziario per il servizio di igiene urbana, quindi sostanzialmente il preventivo di spesa che il Comune poi dovrà riconoscerci come pagamento per il nostro servizio nel corso del 2017. E il dato positivo, nonostante degli investimenti importanti dell'ordine di 250.000 euro che dovremo fare per una nuova spazzatrice, per un nuovo mezzo in piazzola rifiuti, siamo riusciti ad avere ancora un piccolo riduzione di quello che è il totale del costo del servizio di qualcosa più dell'1%, e quindi questo permetterà insomma all'amministrazione comunale di avere ancora la possibilità di una piccola diminuzione delle tariffe. Do un dato statistico nei 4 anni, 2013, 2014, 15, 16, 17 e 5 anni, c'è stata una riduzione costante del costo del servizio per un totale di quasi 600.000 euro in 5 anni, quindi sono denari che sono rimasti e rimarranno per il 2017 nelle tasche dei castiglionesi. Benissimo, quindi appunto ci sarà un calo delle tariffe. Allora, parliamo a questo punto anche dei FAS, vorrei che parliamo di questo? Sì. Cioè, sono dei composti chimici, da dove derivano, insomma, questi FAS? Dunque, FAS sarebbe
piaciuto rispondere magari a qualche domanda, perché il tema è abbastanza ampio. Comunque, questi PFAS sono dei delle sostanze di sintesi, no? Artificiali. Contengono del fluoro, ma che comunque hanno la caratteristica di accumularsi e di non essere degradate, quindi non si riesce a depurarle, rimangono nel terreno, nelle acque, e il loro tempo di dimezzamento è 92 anni, quindi in 92 anni si dimezza la quantità se ne degrada circa il 50%, quindi sono molto resistenti. Dunque, nella letteratura non è dimostrato che sono cancerogeni, anche se ci sono dei sospetti, insomma, che siano sicuramente sostanze che si accumulano nell'organismo, sono dannose. C'è stato un problema, c'è un problema molto grosso in Veneto, qualche ascoltatore probabilmente avrà sentito, se ne è parlato anche a Report. In Veneto ci sono, per delle attività di una, in particolare di una fabbrica, sono dei composti che si originano specialmente per l'attività delle concerie, ma in particolare per la produzione del Gore-Tex e del Teflon, quindi il Teflon, quello delle tabelle, il Gore-Tex per gli indumenti sportivi traspiranti e impermeabili. Se ne sono sversati in quantità veramente importanti in Veneto, e quindi ce ne sono quantità molto importanti nelle falde acquifere. Quindi in Veneto l'ARPA e le unità sanitarie sono intervenute per questa cosa. Di fatto non esiste una regolamentazione chiara, e per esempio in Lombardia non esiste nessun vincolo e nessun controllo che deve essere fatto su queste sostanze. Di fatto Castiglione, per la sua attività, l'Indecast in particolare, per la sua attività di cosiddetti bottini, quindi di depurazione e trattamento di reflui industriali, ne ha presi e ne sta prendendo. Quindi adesso io per primo dico che è una sostanza antipatica, ecco, anche se non è provato, e anche se le quantità che stiamo prendendo non sono particolarmente rilevanti, però è sicuramente una sostanza che sarebbe meglio non portare a Castiglione, quindi io lo dico fin da subito, sarebbe meglio non portare a Castiglione. Adesso ci stiamo concludendo una serie di analisi di tutti i percolati che stiamo portando in casa, e per quello che mi riguarda, anche d'accordo con l'amministrazione comunale, col sindaco e con l'assessore all'ambiente, abbiamo intenzione di metterci in una situazione di non portare a Castiglione percolati di questo tipo. Allora, tantissimi messaggi, guardi, le leggo questo. Livio dice: dopo i motori, 5.000 metri cubi di fanghi tossici, 60.000 ecoballe di Napoli in Indecast, evviva, dice Livio. Che cosa vuol dire? No, adesso non mescoliamo tutto. Questi non sono rifiuti tossici, non sono neanche marcati come rifiuti pericolosi, però sono rifiuti che, e quindi da un punto di vista della normativa è tutto regolare quello che l'Indecast ha fatto negli anni scorsi, però questo non toglie che credo che sia nell'interesse dei cittadini, non nell'interesse dell'Indecast dal punto di vista del suo bilancio, questo ci tengo a dirlo, ma nell'interesse dei cittadini cercare di chiudere questa cosa. Quella delle ecoballe non c'entra con Indecast, è un'azienda privata che, del gruppo ERA, che fa questa attività e quindi differenzia e tratta queste ecoballe. L'assessore ha già sentito l'azienda per avere dati precisi sul tipo di lavorazioni, e anche su questo l'amministrazione comunale, l'Indecast non è mia pertinenza, l'amministrazione comunale sta approfondendo in modo da dare garanzie ai cittadini di questo tipo di lavorazione. Benissimo. Allora, le leggo anche questo perché me lo sono chiesto anch'io come ci siano finite. Da mesi ci sono delle scarpe sul semaforo a via Caraffa e aspettiamo che cadano in testa a qualcuno. No, non so se è di vostra competenza, ma mi piacerebbe sapere. Non sono sul semaforo, sono su un cavo vicino al semaforo, comunque, effettivamente. Me lo segno, al di là della competenza, andiamo a tirarle giù e fine. Sono un paio di scarpe legate con le stringhe, no, tra di loro, e qualcuno è riuscito a buttarle e a fare in maniera che rimanessero appese. Non si capisce come abbiano fatto. Sarà stato un giocatore di basket, credo, ci vuole anche una certa abilità. Parliamo di farmacia anche invece adesso. Come va l'attività della farmacia? Sì, questo, insomma, alcuni dati di trend del 2016.
Beh, questo è un dato meno positivo, le farmacie quest'anno, ci tengo a dirlo, insomma, per dare informazioni ai cittadini di come stanno andando un po' le attività della loro municipalizzata. L'anno scorso e anche l'anno prima sono stati anni molto positivi per le farmacie, con degli incrementi dei ricavi prima del, 4, del 5% poi dell'8%. Quest'anno invece avremo una diminuzione, oscilla intorno al 4-4,5%, tenete conto che sono circa 3 milioni di euro di ricavi delle farmacie, quindi stiamo parlando di 120-130 mila euro. Ecco, questo devo dire però che è perfettamente allineato ad un trend nazionale. L'anno scorso è stato un anno in cui proprio così i trend riferiscono proprio questa cosa, che c'è stata un'influenza, no, un'epidemia di influenza molto più pesante. Quest'anno gli italiani sono stati meglio, hanno comprato meno farmaci. Comunque, quindi un dato, un segno meno, però un segno meno allineato e anche un pochino migliore di quello che è il dato negativo sulla vendita dei farmaci a livello nazionale. Ecco, era un'informazione, insomma, mi sembrava interessante comunque per i cittadini. Allora, tra l'altro avevo visto un semaforo sulle farmacie. Allora, vediamo. Ci sono tantissime. Dunque, le farmacie comunali non hanno i prezzi più bassi, allora a cosa servono? Allora potreste fare anche le cartolerie o i supermercati comunali, dice Mario. Questa era una domanda che è stata posta delle volte dai cittadini, perché i comuni delle volte fanno... Bella domanda. Io vengo da una tradizione comunista e mi verrebbe da dire la farmacia comunale potrebbe essere una garanzia di servizio migliore ai cittadini, però effettivamente la farmacia comunale ha degli aspetti commerciali simili ad una qualsiasi altra attività commerciale. È ovvio che se per le farmacie comunali volessimo tenere prezzi più bassi, al di là di una concorrenza non del tutto leale, perché eventuali sbilanci sarebbero coperti dalla municipalizzata, che è al 100% di proprietà dei cittadini, quindi pagati dai cittadini, quindi non sarebbe concorrenza reale, ma effettivamente metterebbe anche in crisi i conti della farmacia. Quindi quello che può essere diverso in una farmacia comunale, e questo è un tema su cui io personalmente mi interrogo se è opportuno che le farmacie continuino ad essere comunali, anche in un periodo in cui probabilmente non è più un business così ricco come lo era una volta, e potrebbe essere solo per dei servizi aggiuntivi di particolare attenzione ai cittadini e magari di un'attenzione non troppo commerciale nel suggerimento ai cittadini dei farmaci che devono essere acquistati. Allora, siccome ho il tempo che stringe, le vorrei chiedere una cosa. Le leggo un messaggio di Giordano soltanto in parte. Chiedo scusa Giordano, ma non possiamo esprimere i pareri sul referendum, sulla fusione, non possiamo. Comunque fondamentalmente Giordano dice, per esempio, spero che la regione dia il via libera, eccetera, i piccoli comuni hanno meno senso, non hanno più senso, cose di questo tipo. Noi rispettiamo il parere di Giordano, appunto lì si esprimeranno i cittadini. Vogliamo chiedere a lei, in qualità di presidente di Indecast, una cosa che non ha a che vedere con il referendum, ma piuttosto con cosa cambierebbe in caso di fusione per Indecast. Lo stato attuale delle cose è la cosa chiara che potrebbe cambiare, che è nelle nostre possibilità cambiare, è l'estensione del servizio di igiene urbana anche ai cittadini di Solferino. L'amministrazione comunale di Solferino ha rinnovato la convenzione con Mantova Ambiente, ma diciamo con una clausola che le permetterebbe, nel caso di vittoria dei sì, di recedere da questa convenzione, nel caso che ci siano dei vantaggi, e inglobare l'attività di igiene urbana di Solferino in quella dell'Indeca di Castiglione. Benissimo. Quindi abbiamo un sacco di altri messaggi che sicuramente non faremo in tempo a leggere tutti. Saluto anche chi se chiede di fare qualche cosa per chi mi lascia in giro l'immondizia. Poi ancora salutiamo anche chi ha parlato delle scarpe a Pesa, appunto. La raccolta gozzolina funziona, le segnalano anche questo. Bene. Vuole fare qualcosa per prendere i provvedimenti? No, scherziamo ovviamente. Montichiari c'è pieno, saluto chi ha mandato questo messaggio, forse è legato a chi lascia l'immondizia in giro, non lo so, oppure a sostanze, forse quelle sostanze di quei FAS di cui stava parlando, forse, però è una ipotesi.
siamo in chiusura. Noi ringraziamo allora Ilario Gavioli, presidente di Indecast, gli ascoltatori che hanno scritto. Non si preoccupino, perché la prossima volta che verrà il presidente leggeremo anche i loro messaggi. Grazie a tutti, e sollecito ancora i cittadini di Castiglione a segnalarci le cose che non vanno, perché riceviamo pochissime segnalazioni. Grazie.